Noi siamo magistrati di primo grado e fino ad ora siamo stati lavoratori in nero. La riforma Orlando sta portando al collasso della giustizia. Chiediamo di essere stabilizzati a questo governo del cambiamento, che appunto ha promesso un cambiamento rispetto al pregresso, invece ci sta precarizzando sempre di più. Chiediamo un'inversione di tendenza su questo. Lo sciopero durerà fino al 9 febbraio, è già iniziato e durerà fino al 9 febbraio e per una settimana comprenderà anche GOT e VPO, che sono i giudici onorari di tribunale. Se ci fermiamo noi significa che la maggior parte del primo grado di giudizio si blocca e se pensiamo alla competenza che dovremo avere tra poco, tra un anno, infatti la vecchia legge ha previsto l'ampliamento delle nostre competenze. Con l'ampliamento delle competenze, se si ferma il giudice di pace, significa che si ferma almeno l'80% del primo grado di giudizio, cioè la maggior parte del contenzioso, e questo in tutta Italia. Siamo pagati a cottimo, che è una cosa indecente per coloro che amministrano la giustizia, e non abbiamo nessun tipo di diritto, né previdenza, né assistenza, né ferie, né tredicesima, né TFR, assolutamente nulla. Siamo precari a tutti gli effetti. E attualmente un nostro errore di qualunque tipo può portare addirittura alla revoca dell'incarico che abbiamo, senza neanche possibilità di difenderci di fronte al Consiglio giudiziario, come sempre invece è stato finora. E questo dura dal 2016.